Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video su YouTube. Visto che ragazzi oggi non si potrà uscire, cioè per questi giorni non si può uscire di casa, ma si può sempre essere creativi. Oggi faremo, intanto guardate la location dove siamo, non siamo più in cucina mia, ma bensì siamo pronti qua per fare una cosa che non ho mai fatto, ma che ci proviamo. Allora, qua abbiamo la macchina del gelato. Vi faccio vedere. Qua abbiamo la macchina del gelato che oggi andremo a fare il gelato. Tra l'altro, ragazzi, non sono bravo a fare il gelato, però ci provo in quanto ci riesca. Allora. Questa è la macchina del gelato, stacchiamo varie batterie possibili e immaginabili e ci mettiamo, vedete, funziona. Ora accendo il freddo. Allora, dobbiamo preparare, mentre la macchina del gelato si raffredda, ma allora, dobbiamo preparare, allora, io lo vorrei fare ai mandarini e ai limoni. Quindi prendo un tagliere. Un coltellino che l'abbiamo qua sotto. Questo serve per non scopare, ma bensì coltello da veri chef. Allora, dobbiamo mi seguirete passo dopo passo. Allora, dobbiamo tagliare. Ah, ma la devo sbucciare. Eh sì, raga, non sono molto bravo a fare il gelato. Ecco, oggi potrei essere un gelataio. Ma guarda, lo sto già facendo. Speriamo venga buono. E deve girare il gelato per una ventina di minuti. Quindi ora tagliamo a spicchi e dopo si offre al mio babbo che sta su che sta lavorando. Lo faccio. Perché lui ci dà da fare per noi. Ok, perdo un sacco d'acqua, eh. Questa qui, ragazzi, non me l'hanno regalata, me l'ha portata Babbo Natale diversi anni fa, che ora che siamo qua si sta, l'abbiamo lasciata qua proprio per farci il gelato, che qua veniamo d'estate anche d'inverno, però se il gelato è buono sempre. Ok, forse sono un pezzo un po' grossi, ma tranquilli, che tanto la gelatiera, cioè la gelatiera si lo taglia. Quindi ora sbucciamo sempre mano. Secondo me un'arancia basta. Intanto questa, regà, ce la metto qui dentro. Ora vi faccio vedere passo dopo passo, ma ecco, l'acqua si sgoccia in questa lavandina in terra. Penso che facciamo un mandarino all'arancia, proprio per drammatizzare con tutti i mandarini, ragazzi, che ci posso fare. Quindi, tagliato un nocciolo. Io voglio essere creativo e che sia. Hashtag io resto a casa, in tutti i miei video, ragazzi, hashtag io resto. Comunque sono migliorato. Ora ci vuole ora finisco qui e poi dopo si continua, perché è proprio bello fare il gelato. Io mi auguro che l'inquadratura sia bella, perché all'inizialmente volevo fare le crepe, ma ho detto perché non si fa il gelato?
guardate, guardate come l'ho tagliato a prisce. Mamma mia. Raga, quando io faccio le cose bene le tengo in mano per un minuto. Dai. Ganzissimo, la mia idea mi è venuta ora un'idea, sbucciamola qua dentro. Perché è qui che dobbiamo andare. Manualmente, raga, senza fare troppo casino. Poi va chiusa, ho messo un po' di panna da montare. Questo considerate che è mandarino, ma buttiamocelo tutto. Io ci ho avuto anche pezzi interi che voglio fettriti. Ecco, la felpa appena lavata, giustamente, deve essere sporcata. Mi sciacquo un attimino le mani e sono subito da voi. Non ho fatto un asciugino, quindi eccolo qua. Ah, dobbiamo fare meno baccano e voler più bene all'ambiente. Allora, ora facciamo partire la macchinetta e intanto ci aggiungo le varie cose che vanno aggiunte. Allora, quindi vediamo qui, quindi bisogna essere coordinati. Poi ho trovato le regali, il coso delle crepe. Ma ora siamo gelatai. Aspetta, io sono gelatai. Quindi facciamo partire e mettiamo subito un goccio di ok, ho messo lo zucchero. Non riesco nemmeno a fare tutto. E poi ho messo un pochino di latte. Arriva. Latte di qualsiasi genere. Devo lasciarlo per... Mamma mia, mamma. Devo lasciarlo per una 15 minuti lì. Quindi adesso devo inserirci lo zucchero tutto il posto, perché... Aspettiamo. Questo è il mio. Aspettiamo che il gelato venga. Intanto stiamo fermi. No, prepariamo qualche decorazione per il gelato. Quindi ora metto. Potrei prendere, visto che noi siamo in 4, potrei fare in questa maniera. Allora, prendere forse così, vabbè, e fare tipo adesso io non sono molto attrezzato. Intanto che il gelato va, noi si prepara delle decorazioni, non a metterci magari nel fondo, tipo un biscotto. Allora,
ne faccio due un pochino. Ok, ci sono due qui e due là. Allora, la decorazione, questo angolo, potrei fare questa maniera. Potrei fare dei biscotti e metterceli come decorazione. Quindi ora devo prendere una pentola che sta arrivando a finire così. Ragazzi, aspettate, devo prendere una ciotola. Non c'è ciotole, ce la vesti bene. Aspettate, raga, che è un po' un problema cercare. Oh, bene nascosta, che col fatto che ci sono venuti a rubare a casa, visto che cioè non è che però è roba costosa, allora la prendiamo da parte. Quindi ora, mentre il gelato va, noi facciamo questa cosa. Allora, ci sono i Ripetiamo. E ci mettiamo e possiamo mettere a tostare. No, no, raga, però no, perché se no abbiamo un troiaio. Era con i biscotti secchi e non andava bene, visto che io ho fatto lo zucchero, ce l'ho messo un pizzico, perché tanto già dolci di loro. Purtroppo non si può abbassare il rumore del gelato, della gelatiera. Comunque raga, sta diventando bello freddo. Buona notizia. Quindi ora sì, zucchero e secondo me e zucchero e devo tostarli con fatemi un attimo pensare. Ok, già fatto, già pensato. Allora, fatemi un pensare. Ci metto un goccio d'acqua proprio vicino, questo e giriamo, tanto l'acqua non so se si sente, è proprio verde e poi è proprio verde. Really?
mettiamo i nostri bicchieri, così. Così ci va il nostro gelato sopra e magari è tutto più buono. Non ce lo metto tutto, raga, perché mi farò 8 bicchieri e metto un po' la metà, no. Preparo gli 8 bicchieri, poi alcuni li posso mettere anche in congelatore e farne, ma voglio vedere quanti bicchieri riesco a preparare. Però questi anzi ce ne sono messo un po' di più e sopra va ricoperto di gelato. Comunque non ha mancato questi biscotti, non ha messo il gelato. Nel frattempo è la gelatiera, sì, diciamo, come dire, nel frattempo la gelatiera si prepara, quando un quarto d'ora è pronto, facciamo così, li mettiamo in frigo e poi dopo li tiriamo in frigo. Dopo la gelatiera è finita. Metto due sopra e due sotto per evitare, perché c'è un po' spazio in un posto. Ho dimenticato questo. A questo punto, raga, li mettiamo e ora mettiamo il limone. Incredibile, ma vero, raga, sto avvenendo. Pazzesco. Dieci minuti e pronto. Tempo che si solidifichi il tutto. Io mi metto a posto qui. Sistemo un attimo il balcone. Finisco qui e sono subito da voi. Arrivo.